Hello everyone! Sono tornata presto, così, con un video molto spontaneo, perché mi sono svegliata questa mattina e ho avuto proprio l'ispirazione, ho detto sì, questo potrebbe essere un video utile, perché è una delle cose di cui parlo anche con i miei studenti. Quindi ho detto, ma sì, mettiamolo qui, nel mondo! Magari è utile anche a voi italiani. Oggi parliamo di 5 cose di cui gli americani parlano molto più degli italiani. Qualche giorno fa, anzi ormai è qualche settimana fa, mi è stata posta questa domanda. Sonia, ma quando tu vai in America, capisci sempre tutto? Parli sempre benissimo e ti trovi sempre a tuo agio? E la risposta è no. Non sempre. Perché? Perché ci sono argomenti di cui io non so molto. Quindi ho dei problemi di lessico, ho dei problemi di... anche nell'organizzare i pensieri, perché sono cose di cui nella nostra cultura italiana, un po' generalizzando ovviamente, non si parla tantissimo. Quindi, iniziamo! La cosa numero uno, che sicuramente sorprenderà molti di voi, e molti di voi diranno, ma non è vero! Sport. Ok, lo so, in Italia abbiamo il calcio e tutti abbiamo, se non lo siete voi stessi, quell'amico o i due amici che non si perdono una partita e che proprio sono di cattivo umore se la loro squadra perde, principalmente calcio. Ragazzi, ma in America la cosa è a un altro livello, ovviamente generalizzando, ma quando sono in America mi capita molto più spesso di parlare di sport, di tanti sport. Parlo del baseball tanto, parlo del football, del basket, cose di cui prima di conoscere Brian non sapevo molto e adesso sono quasi un'esperta. E vi dico, lo sport è molto molto più presente e importante nella vita di molti americani rispetto al calcio in Italia. Ok, noi abbiamo la Serie A. A parte la Serie A, se seguite altri tipi di sport o altre serie, serie B, serie C, diciamo che siete un po' più appassionati, sono cose più di nicchia. In America lo sport nel college è una cosa grande, importante, con tanti soldi che circolano, addirittura anche il varsity come l'ultimo anno del college, non dico che è una cosa popolarissima, però è importante. Quindi ve lo dico, preparatevi a parlare tanto di sport. La seconda cosa è la borsa, le azioni, lo stock market. Ovviamente anche questo non è per tutti, però in generale mi è capitato molto molto più spesso di parlare della borsa con familiari e amici americani rispetto a familiari o amici italiani. Non so se mi è mai capitato veramente. Invece in America mi capitava spesso. Io ve lo dico, magari già vi interessa, però in generale in America è molto più comune. Va bene, questo era breve, anche perché non sono un'esperta e non voglio dire cavolate. Numero 3. Questo è un po' particolare, un po' strano, ma armi. Armi, pistole, fucili. Non dico che tutti gli americani possiedono un'arma, non è vero, questo è un mito. Però mi è capitato, stando in America, in varie occasioni, di parlare di armi perché il discorso era uscito fuori. Ma in Italia non mi capita mai. A parte un amico che va a caccia, con cui sono molto arrabbiata. Oh ragazzi, non mi piace la caccia, che ci posso fare? Anzi, non c'entra niente, ma se non avessimo gli allevamenti intensivi, va bene, pure, non lo so. Ma adesso la caccia come sport per divertimento non mi piace. Vabbè, comunque, in America capita perché le armi sono davvero una parte che poi non a tutti gli americani piacciono, ok, però sono una parte della cultura americana, sono lì all'inizio della Costituzione, quindi ho imparato molte parole. Vabbè, diciamo che quando il discorso viene dipende con chi sto parlando. Io sono contro le armi. Se parlo con una persona con cui mi sento a mio agio, allora dico la mia tranquillamente. Altrimenti cerco di stare un po' più sulle mie, di non esprimermi troppo, perché so che a volte anche alcune persone hanno delle opinioni molto forti a riguardo, quindi io diciamo che a ognuno è il suo. Il prossimo argomento è le assicurazioni.
Sì, in Italia abbiamo qualche tipo di assicurazione. Tutti hanno quella sulla macchina, o almeno tutti dovrebbero. Qualcuno quella sanitaria, sulla casa, dipende. Ma in America mi è capitato spesso, anche stando a casa di Brian, di sentire magari la mamma di Brian che aiutava la figlia, la sorella di Brian, con l'assicurazione per il dentista. Lei che parlava della sua assicurazione per la casa. Il padre che parlava di un'assicurazione sulla vita. Cioè, capita spesso, invece in Italia diciamo che a parte l'assicurazione della macchina che devo rinnovare, secondo me lì è più consistente come mercato, diciamo, ovviamente, perché serve. L'ultimo argomento, che secondo me è tipicamente americano, ragazzi, anche se si sta espandendo, sono quei discorsi motivazionali di self-improvement. Mi capita spesso di vedere amici o familiari di Brian che magari mettono la frase o che parlano di sto facendo questo perché questo è un modo per migliorarmi e per cambiare la mia attitudine mentale. Cioè, proprio discorsi sulla motivazione e sul miglioramento del se stessi, che tra l'altro mi piacciono anche molto perché anche io e Brian siamo molto interessati a questo argomento, ma secondo me è tipicamente americano, perché nonostante la cosa si stia espandendo e allargando anche all'Italia, diciamo che mi capita più spesso di sentire sua madre dire questa è una buona attitudine mentale perché puoi diventare così e migliorare in questo modo, rispetto magari a mia mamma che magari le pensa queste cose ma non le dice a parole. Mi sono spiegata? E quindi il mio consiglio è, se voi avete un insegnante d'inglese, se non ce l'avete mandatemi un'email, magari potete anche esercitarvi in una lezione a parlare di questi argomenti specifici, così non vi sentirete proprio come un pesce fuor d'acqua se l'argomento dovesse capitare nel vostro viaggio, se faceste amicizia con qualche americano. Spero che questo video così spontaneo che editerò oggi stesso vi sia piaciuto, lasciatemi un messaggio, ci vediamo, ciao ciao!